Benvenuti e bentornati a tutti in questo nuovo episodio di Mardek. Finalmente siamo approdati nel capitolo 3. Il capitolo più lungo. E avrà parecchie cose interessanti. E già ora possiamo notare qualche piccola anticipazione. Questo Fire Opal che insegnerà al... Non ricordo bene cosa, ovviamente, perché questo gioco ha un'incredibile quantità di oggetti, ma ci insegna una passiva e quindi vabbè, diamola a Mardek. Anzi, diamola prima a lui, che Mardek è già fin troppo forte. E visto che ci siamo, boh, diamo questo a Sharla. Così imparano qualcosa. Magari sarà anche il caso di iniziare a dare qualche skill. E mi si è buggato il gioco, perfetto. Non mi fa nemmeno uscire dal menu. Beh, vabbè, pazienza. Non ricordo se... Sì, qui sopra inizia il vero e proprio dungeon. Ma prima vorrei un attimino esplorare il tempio, diciamo, vero e proprio qui sotto. Perché se non ricordo male ci sono diversi mercanti o comunque oggetti. Tipo questo tizio. Oh, ciao. Siete i cavalieri che dovrebbero venire qui a... Nei livelli più profondi, giusto? Splendido, ho un favore da chiedervi, cioè, finché a patto che andiate laggiù. Vedete, i mostri nei piani inferiori sono apparsi solo recentemente, e quando l'hanno fatto abbiamo dovuto evacuare i livelli inferiori, ma non tutti sono riusciti ad andare via. Alcuni preti sono rimasti lì e sono assorti nei loro studi e meditazioni. Leggere e fare, sai, tutte le cose che fanno gli studiosi, e non sono riusciti a scappare in tempo. Niente, eravamo troppo spaventati per andare laggiù da soli e e qui dice: e noi siamo solo di livello 1 nonostante le la nostra, diciamo, il nostro stile di vita. E i mostri laggiù sono almeno di livello 10. Quindi... voi siete il nostro raggio di speranza. Spero che andiate giù ad aiutarli. No? Non accetterò un no come risposta. E... vi do queste pietre. Con queste pietre, le Warp Stone, potete teletrasportare... i preti qui. Torna qui se li salvi tutti e ti darò una ricompensa. Ragazzone. Questi preti sono un po'... Io non ho capelli! L'hai notato, eh? Sono diventato un prete solacchiano solo perché ho perso i capelli. Ho comprato un po' di... come dire... tonico per capelli. Una lozione. Da... I mercanti di Aeropolis, ma non ha funzionato. Pensavo fossero ricresciuti, invece niente. Mi ha solo reso la pelle appiccicosa. E niente, mi dà fastidio non avere capelli da mostrare. Ok. In realtà qualcosa di utile ce l'ha detto. Infatti il Hair Tonic era evidenziato di giallo. Quindi sì, ci sono tutti questi pazzi. Ci sono mostri nei livelli di inferiori del tempio che ci fanno sanguinare. E... ok, vabbè. Questo tizio è quello che ci ha dato la missione. E tu che dici? Ma se andate giù nella profondità del tempio, fate attenzione al popolo lucertola. Sono molto selvaggi, sapete? Uno di loro una volta mi ha morso una gamba. Ma... tu hai comunque due gambe ancora. Ma... ti ringrazio per non aver prestato minimamente attenzione al problema. È già abbastanza difficile vivere come... già così. Senza persone come te. Come te, dico. Persone che si prendono gioco degli altri senza... badare alla mia disabilità. Ok. Guardare queste fiamme bruciare mi ricorda la vita, calda
gialla, lampeggiante e caotica. Ok. E vabbè, dai, ormai che ci siamo, facciamoli tutti. Ciao. Questo è un libro da comprare. Cioè, che riguarda, diciamo, il comprare le cose. E a proposito, compra un po' di oggetti da me, te li vendo io, sì. E qui ho praticamente niente di interessante, a parte una mazza che non possiamo utilizzare. Anzi, in realtà sì, ok, perfetto, ma è meglio la nostra spada. E questi oggetti che sono praticamente delle granate elementali, utili contro alcuni nemici, ma in realtà noi non avremo bisogno. Tengo tutti i soldi che possiedo nel mondo per decorare un forziere, quel forziere lì. Li conservo da anni. Probabilmente considererei di suicidarmi se venissero rubati. Beh, lo sai, perché la mia vita sarebbe rovinata. La mia ragazza mi lascerebbe, eccetera, eccetera. Oppure lo farebbe se ne avessi una. Essere prete, sai, non è che hai così tante ragazze. Ma dal momento che vivo in questo tempio lontano, ho giurato un giuramento di celibato. Un gran peccato visto quanto sono bravo e quanto sono bello. Ok, e noi faremo proprio così. A lui ovviamente non frega un cazzo, non è così profondo. Però è bello immaginare che lui adesso abbia tutta la paranoia. Di solito questi portali ci portano in giro, in certi posti. Ma penso che l'energia oscura o qualcosa del genere sta interferendo con essi. E quindi si sono rotti. Saranno degli shortcut qui. Ho approfittato di farvi vedere questo tempio, questa parte, perché praticamente non torneremo quasi mai più qui. Lo useremo solo per andare in altri posti più avanti. E quindi è il momento di buttarci in questo dungeon. Ecco qui. Un'ambientazione anche piuttosto nuova rispetto ai capitoli a cui eravamo abituati, i dungeon. E ovviamente ci saranno nemici nuovi. Una spada di Mithril. Vediamo un po'. Beh, direi che in realtà la nostra Sword Champion, la Champion Sword, è decisamente più forte. E questo serve a qualcosa? No. Perfetto. Temperance. Questo specie di totem che assorbe l'elemento, se non erro, di cui fa parte. Quindi in questo caso l'acqua. E dovrebbe essere debole alla terra. Si rigenera. Come vedete, i nemici non partono da proprio da zero. Noi siamo fortissimi, ma potrebbero esserci battaglie molto più ostiche di quelle che ricordo. Anche perché il terzo capitolo è decisamente molto, diciamo, più strategico. Il gameplay si evolve abbastanza a livello di difficoltà. Bah, volevo evitarlo, ma approfittiamo di questi nemici qui. Un Vega, i soliti Gruul, le varianti. Però anche qui iniziano ad esserci nemici nuovi. Per carità, è un po' come alcuni Final Fantasy dove c'è un nemico reskinnato. Qui invece gli fanno uno sprite un po' diverso. È finita lì. Però questo Vega è decisamente nuovo. Oh, una chest. Chissà che cosa conterrà. Ovviamente lo sapevo già. Però, esatto, nel capitolo 3 ci sono anche i Mimic. Ah, ho sbagliato, vabbè. Mai attaccare, sai, le lucertole di fuoco con il fuoco. Non è molto intelligente. Donovan avrebbe bisogno di una bella cura.
ma a noi diciamo che alla fine non frega molto. Purtroppo i nostri cari compari sono di livello 10. Però è anche bello, secondo me, di loro vedere che Mardek è più potente di loro. Alla fine Mardek adesso è un eroe. Non dimentichiamocelo. Ci sta, alla fine dovrebbe essere anche loro capo. Eh sì, perché loro non sono mai diventati guardie reali. Una Sun Sword. Questa, non erro, comunque è ben poca cosa. Non ci segna nulla di interessante, esatto. Ma sono sicuramente oggetti che, se non avessimo ottenuto la Sword Champion Sword, sarebbero stati parecchio utili. Oh, un cancello con una pietra. Vediamo un po'. È una larga porta dorata con un'enorme pietra lunare al centro. Non si aprirà. A meno che... Ma no, non puoi nemmeno rubare la gemma. Beh, per aprire quella porta c'è una certa pietra particolare, una sorta di interruttore per aprirla. E dobbiamo cercarla qua in giro. Ma guarda un po' chi troviamo. Ciao, sono intrappolato qui. Ehi, quella è una Warpstone? Sì, tu devi avere... essere stato mandato da uno di quei pirati che... No, il suo nome non ricorderò, dai livelli più alti. Cioè da uno di quei preti di cui non ricordo il nome, dai livelli più alti. Era Solakian Priest, oppure Priest of Solak. Praticamente anche qui sta giocando con i nomi. Grazie di questo. Perché giustamente qui si chiamano tutti Solakian Priest. Non hanno dei nomi propri, diciamo. Oh, un altro prete sperduto. Chi sei? Quel prete ha finalmente mandato qualcuno ad aiutarmi? Era ora! Dammi quella pietra! Questo era più incazzato. Ci sta, alla fine avrebbe potuto mettere un dialogo unico per tutti. E invece ha fatto bene, perché dà un minimo di caratterizzazione a questi... personaggi assolutamente di contorno, a dire tanto. Ma lì abbiamo intravisto qualcosa, se ci avete fatto caso. Ed è proprio la pietra di cui vi parlavo prima, quella che serve per aprire la porta. Eccola qui. Fa anche proprio questo suono di un interruttore, praticamente. Un Sun Idol, un artefatto antico. È datato da prima della costruzione del Tempio del Sole. Lo stile degli idoli Solak è cambiato da allora. E questa ne fa una, diciamo, un cimelio molto costoso. E un collezionista potrebbe essere interessato. Anzi, sicuramente sarà interessato. Quindi a quanto pare ci sarà un collezionista o qualcuno a cui dare questi oggetti. Vedrete che ci sarà parecchia roba interessante da fare in questo capitolo 3. E a tal proposito, io mi curerei, perché qui intorno si sta per essere una piccola boss fight, ve lo anticipo. O forse no, e invece sì. È un idolo di Solak, il dio del sole. Ed è scolpito da i preti e incantato con una magia di lievitazione per mostrare la devozione alla divinità. E si sta muovendo. Ah! Proprio così. Antares. Una piccola boss fight. Tenete conto che questo dungeon magari può essere un po' più facile rispetto al resto del capitolo 3. Perché giustamente una volta... un giocatore poteva partire direttamente da questo capitolo. Quindi, ecco, se trovava un gioco iper mega difficile, magari quittava. Ma per noi, dubito che sarà un problema. Ecco qua.
4000 di esperienza, niente male. Sun Key. È bello vedere che nonostante Mardek sia quello con il livello più alto, alla fine abbia preso comunque meno esperienza di tutti, anche se è stato lui ad ucciderlo. Ella, chi è questo tizio? Interessante, non mi aspettavo di vedere nessuno qui giù. Ma ti rimane solo una ragione per cui quel prete vi ha soldato per aiutare. Oh, scusatemi, dove sono le mie maniere? Sono Clavis. Piacere di conoscervi. Sono, diciamo, un ricercatore. Uno scolaro che viaggia. Uno studente, potreste chiamarmi. Forse anche un equilibrio... un equilibratore? Non lo so come tradurlo, equilibriumancer. Se vuoi sembrare particolarmente pretenzioso. Ad ogni modo, siete stati mandati qui giù dai preti, giusto? Dovrei essere preoccupato? Beh, sì, il prete ci ha mandato, siamo in missione. Ma che sfortuna, questo posto piagato, le bestie oscure. Ne ho incontrate un paio, e al momento non sono numerose abbastanza da essere una totale catastrofe, ma è solo questione di tempo prima che diventino ingestibili e comincino a decimare il posto. Come tu potresti aver notato, questo tempio è una fonte di luce, è elementalmente caricato di essa, puoi sentirlo nell'aria. Tu, mio caro signore, dovresti essere abbastanza a tuo agio qui, con la tua aura. Esatto, lui ha già capito di che tipo di aura siamo, evidentemente. Ma non è stato costruito qui, in mezzo al deserto, per nessun motivo. Tutto fatto dalle menti senzienti ha uno scopo, e c'è... un germoglio di oscurità qui vicino, una fonte oscura che diffonde disperazione. Anche se è sepolta diverse leghe sotto la sabbia, il suo potere è così forte e che ha influenzato le menti degli uomini. Oscurità, qui non sento nessuna maledizione o niente. Tempi antichi, questa era la ragione per cui i banditi e i criminali sempre in guerra con loro stessi e gli altri. Un momento. In tempi antichi, questa è la ragione per cui i banditi e i criminali facevano sempre la guerra tra di loro. E nessuno aveva il coraggio di venire qui. Non c'era equilibrio, solo disorganizzazione. Non so come è stato costruito questo tempio, ma sono abbastanza sicuro che sapevano che questa fonte di oscurità e hanno cercato di correggerla bilanciandola. E questo è molto importante. Non posso crederci. Sapete che cos'è una keystone, my friend? E intendi una di quelle cose in cima a un arco nel mezzo che tiene tutto assieme? Beh, senza dubbio, certo. E mio amico dei capelli lunghi, le keystone sono di un arco, sono la parte integrale, e se rimosso tutto l'arco cade perché non ha supporto, quindi cadrebbe tutto, insomma. Mi piace usare le keystone come una metafora. C'è un dispositivo in fondo a questo tempio che è stato pensato in origine per essere, diciamo, la protezione contro l'oscurità, ed ha funzionato bene per molto tempo. Ma uno straniero l'ha distrutto
Quella era una pietra. Una keystone, scusate. Non letteralmente, intendo. È solo chiamata pietra guardiana. Ma serve a... a bilanciare la luce e l'oscurità. Voi dovreste andare giù a ripararlo. E sono sicuro che lo farete in ogni caso. È per questo che siete qui, no? Beh, lo faremo, certo. Trovo le keystone molto affascinanti. Sono molto intrigato da come i nostri sistemi funzionano. Come rimuovere uno di quei cruciali componenti potrebbe portare alla fine di tutto. Tu puoi lasciarlo lì e chissà per quanto tempo e andare dove vuoi. Ma rimuovere la keystone è, insomma, sarebbe distruttivo. Un arco. Come due energie elementali che si scontrano. E insomma, dice cose molto filosofiche. E quindi niente, perdonatemi. Non parlo spesso con le persone, quindi anzi, non mi capita spesso di conoscere persone, quindi tendo a parlare molto. E mi sono messo a parlare della mia metafora. E perché penso che le Kingstones siano presenti in molti aspetti del nostro mondo e devono essere tenuti così. Beh, abbiamo i nostri lavori da fare, quindi insomma mi levo dalle palle e sono qui per studiare diciamo lo sbilanciamento. Forse ci incontreremo ancora da qualche parte. Beh, piacere di conoscere, strano uomo barbuto. Mi piace il tatuaggio divertente che hai in testa. Che uomo strano. Dovrebbe essere qui da solo. E invece... vabbè. Lui comunque si aspettava... diciamo che non l'ha convinto del tutto. Ha qualche sospetto. Beh, non capisco perché ci ha parlato di tutto questo. È venuto fuori veramente dal nulla. In effetti, non possiamo dare torto alla nostra Sharla. Tra l'altro, non so se avete notato, quel Clavis aveva un elemento particolare. Era l'Ether. E infatti era, come vi dicevo qualche episodio fa, queste persone tendono a essere un po' filosofeggianti. E a proposito, un altro Mimic. E Sharla mi sa che se ne va, vabbè. Una lancia di ferro che farà sicuramente comodo ai nostri lancieri, perché sia Sharla che Donovan sono dei lancieri, utilizzano le lance e insegna ben due abilità a Sharla. Praticamente null air once, annulla tutti gli attacchi di elemento aria alla squadra. Essenzialmente, se riceviamo un attacco d'aria ci farà zero danni. Rimuovi paralysis, non lo spiego, e rimuovi stanchezza nemmeno. Direi che sono abbastanza autoesplicativi. Però aspettiamo, non hanno ancora riparato le loro abilità. Oh, ecco qui un altro prete. A questo punto nemmeno resto a leggere tutto quello che ci dicono, perché altrimenti l'episodio si dilungherebbe ancora di più, senza motivo in realtà, perché sono personaggi di poco conto. Una pietra, attiviamola. Anzi, non è sempre saggio attivare le pietre. A volte è più utile non attivarle, perché praticamente alcune cose sono disponibili quando non sono attive e altre quando sono attive. Quindi dovremo un po' capirlo noi. È un modo, diciamo, non mi ha mai convinto del tutto per fare, diciamo, aggiungere il design, level design ai livelli. E anche l'ultimo è sistemato, perché qui chiaramente ci sono delle porte, se non erro, che dobbiamo aprire con gli interruttori. Ma prima sembrano esserci dei tesori interessanti e forse possiamo addirittura farne a meno di attivare le pietre. Servono solo per il completismo.
ma direi che questa ametista non è niente male. L'ametista ci insegna a difenderci dalla confusione. Però per questo episodio direi che può bastare, no? Abbiamo un attimino intravisto che cosa ci può aspettare nel Tempio del Sole. Che cosa sarà questa strana pietra? E che cosa intendeva quel prete con gli uomini lucertola? E chi è quel tizio? Clavis. Beh, lo scopriremo nel prossimo episodio. Forse. Per adesso, ciao ciao.